Ricordo che l'ordine del giorno reca l'audizione del signor Micco Mottula, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, che ringrazio per aver accettato l'invito della Commissione. Ricordo altresì che l'assistente capo coordinatore Mottula, la sera del 6 marzo 2013, era di turno quale operatore della sala operativa della Questura di Siena. Lo inviterei quindi a ripercorrere in primo luogo quello che accadde quella sera, i suoi ricordi, in particolare le comunicazioni che arrivarono alla centrale operativa che era in servizio con lui e chi era il dirigente responsabile. Poi lei fa questa introduzione, poi ci saranno le domande, si è già prenotato fin da subito l'onorevole Migliorino, vicepresidente della Commissione. Certo. A lei la parola. Posso? Prego. Allora. Assistente capo della Polizia di Stato Mottula Mirko, attualmente in servizio presso la Questura di Siena. All'epoca dei fatti ero collocato all'ufficio UPG della Questura presso la sala operativa, ero operatore COT nella centrale operativa. Allora, in merito a questi fatti, svolgevo il turno di servizio dalle 19 alle 01. Alle 20:40 circa, ora non ricordo bene, però 20:40 circa, i carabinieri della centrale, sempre di Siena, ci passano una segnalazione pervenuta a loro riguardo una persona che aveva chiamato per segnalare un uomo che giaceva in terra privo di vita. Ecco, quindi successivamente alla loro chiamata mi contatto la volante e la volante si reca, diciamo, ora non ricordo il tempo, comunque successivamente alla mia chiamata la volante si reca sul posto. Dopodiché segnalo la cosa al 118, okay? Successivamente all'invio della volante. Poi la procedura successiva è stata quella di avvertire il nostro funzionario, all'epoca era la dottoressa Baiocchi, poi c'era il funzionario di turno, il dottor Mancini Proietti, capo di gabinetto la dottoressa Martini e poi c'è un'altra persona che ora mi sfugge, comunque sempre un funzionario che all'epoca, ora non, aspetti, posso consultarmi perché sennò mi sbaglio. Allora, dottoressa Mancini, no, l'ho detti tutti a posto, pensavo sfuggisse qualcuno. Niente, quindi dopodiché alla polizia scientifica per i rilievi del caso e niente, e poi ho svolto, diciamo, l'intervento a livello di sala operativa, quindi rapportandomi con tutta sta gente che dovevo chiamare, e quindi questo è stato più o meno il mio, diciamo, il mio svolgimento, cioè quello che ho svolto, ecco. Grazie. Allora c'era l'onorevole Migliorino che si era già prenotato. Grazie Presidente, si ricorda, e grazie ovviamente della sua presenza qui, signor Mottola, si ricorda qualche evento particolare che è successo quella sera relativamente, diciamo, al suo lavoro, quindi richieste dirette, telefonate da parte di chi e per chi? No, in particolare no, perché comunque ho sempre poi avuto a che fare con, diciamo, con tutte le persone che io avevo già chiamato, ecco. Cioè, però in particolar modo no, non ricordo niente di... Non ha avuto nessuna telefonata dal prefetto? No, dal prefetto no. Lei ha chiamato il prefetto? No. Il questore? No. E i quattro il di cui parlava? Il questore mi ha chiamato, ecco. Così, ah, chiamato il questore l'ha chiamato. Ha chiamato perché voleva parlare con la volante, mi ricordo, e poi... Me lo può ripetere, mi perdoni? Il questore ha chiamato perché voleva comunicare con la volante, voleva parlare. Quindi l'ha chiamata dopo che lei ha ricevuto la telefonata dai carabinieri? Sì, sì, certo. E i quattro, lei ha detto i tre, i quattro che contattò quella sera, Mancini, Baiocchi, Fortunato e Martini, come li avvisò? Telefonicamente.
Ma mediante il centro, diciamo, operativo? Ora, sì, diciamo di sì, perché ora non ricordo perché ci sono varie linee, ora, c'erano all'epoca delle linee, però sì, sicuramente con una linea interna nostra. Ha detto pure che ha chiamato la polizia scientifica? Sì. E come mai ha chiamato la polizia scientifica? Chi le disse di chiamarla? Perché a seguito di un, diciamo, di un evento del genere è necessario. Ma chi le disse di chiamarla? Non me lo disse nessuno, è una prassi che viene. Cioè, lei da solo ha chiamato la polizia scientifica? Certo. Lei da solo ha chiamato la polizia scientifica? Questa è una prassi che si fa. E quando l'ha chiamata? Da operatori. L'ho chiamata in che senso? Quando l'ho chiamata? Quando l'ha chiamata? Ho chiamata nel, diciamo, nel corso dell'intervento. Successivamente. Forse dovevo il migliorino, se può dire, magari sì. A che ora più o meno. Ah, ecco, no, questo non, sinceramente non lo ricordo. Non lo ricordo anche perché. Il sistema che all'epoca mi sembra si chiamava SCT, che sarebbe il sistema che registrava le telefonate, era consultabile, quindi volendo si poteva... Ecco, cioè, però mi faccia capire, lei riceveva telefonata da parte dei carabinieri? Certo. E come succede questo? Cioè i carabinieri quindi sono stati chiamati dal dottor Mingrone e poi successivamente hanno chiamato lei? Sì. E voi lasciate dei rapportini, dei rapporti, immagino, lei... Sì, come sono fatti in maniera automatica? Il rapportino sarebbe quello che viene fatto a seguito della chiamata e un brogliaccio elettronico. Ora, ripeto, non so adesso com'è, però all'epoca era così, c'era un brogliaccio elettronico dove... Quindi viene fatto in modo automatico. Quali sono i campi importanti di questo brogliaccio elettronico? Ora, i campi importanti sono che al momento in cui ricevi la chiamata viene registrata la chiamata, ok? Dove c'è un orario che l'operatore poi apre, diciamo, il sistema e lì inizia acquisire diciamo, le varie cose che sono successe. L'inizio di questo rapporto inizia quando ricevete la chiamata? Sì. E poi dai finisce... Carabinieri. Perdono? Dai carabinieri. Dai carabinieri in questo caso, sì. Perché se poi chiamano i privati comunque esce. Sì. Quindi sono orari precisi da questo punto di vista, vero? Sì, diciamo che il sistema... Perché lei ha detto che erano le 20:40 o circa le 20:40? Perché ricordo, perché consultando diciamo il brogliaccio, mi ricordo che era quell'ora lì più o meno, ecco. Consultando il brogliaccio era circa quell'ora lì. Sì. Il brogliaccio è stato dato a qualcuno, viene conservato, vengono conservati questi rapporti ad esempio? All'epoca sì, ora sinceramente non saprei se, nel 2000, cioè io sono circa 4-5 anni che sono in un altro ufficio, quindi... Però lei sicuramente è stato avvertito dai carabinieri, non da qualcun altro prima? No, solo i carabinieri. Quindi la telefonata che lei avrebbe dovuto fare agli agenti di polizia, chi erano quegli agenti di polizia quella sera? Era il sovrintendente Marini e Gigli, credo c'era. Perfetto. La telefonata che lei avrebbe dovuto fare a questi due agenti, sì. Quindi è stata successiva a quella ricevuta dai carabinieri? Certo. Va bene, io ora le faccio sentire un audio. Sì. Ah, prima di questo sentire un audio c'è una domanda, nel frattempo lo trovo solo per questo. Lei quando ha saputo dell'identità della persona che giaceva a terra? Senta, allora io, ora, sinceramente non se le devo dire... Mi sono rapportato con il 118 più di una volta proprio per capire l'identità di questa persona, ecco. Però non mi veniva detta perché gli operatori che stavano lì sul posto non erano contattabili. Questo è stato quello che mi è stato benissimo, detto. Benissimo, io le faccio sentire questa registrazione. Mi sembra che questo più o meno è la... Sì. Quindi non l'ha saputo prima? No, poi subito no. No. Poi dopo, ora non ricordo le circostanze, però poi successivamente l'ho saputo. Ok. Mandare subito la macchina a via dei Rossi, in piazza Sarimbeni, a Monte dei Paschi. Si è appena buttata una persona dalla finestra. Come si chiama lei, scusi? Dottore, come si chiama lei? Mingrone. Di? Mingrone. Di? Mingrone. Di nome? Mingrone. Di nome? Bernardo. Bernardo. Via dei Rossi? Via dei Rossi? All'incrocio di via dei Rossi. Mandate una macchina qua in piazza Sarimbeni al volo. Sarimbeni, siete davanti al ponte? Sì, esatto.
Ma dove si è buttato questo signore? Al terzo cazzo di piano. Oh signore, io sto facendo domanda di salute. Sì, una macchina, per favore. Ti manda, va bene, un attimino, grazie. Ora, questa telefonata viene fatta tra le 20:44 e 19 secondi e le 20:45 e 17 secondi. Sì. Come fa lei a dire che avete mandato la volante alle 20:40? Ho detto circa, ecco. Dottor Renna, per favore, può dare quel foglio all'agente Mirko? Sì. Mottola, grazie. E questo i tipi di brogliaccio che utilizzavate? Sì, confermo, sì. Perfetto. Mi dice come mai l'orario di chiamate alle 21:16 è descritto appena inviato alle 20:40? Allora, 21:16, questo praticamente, se ricordo, è l'apertura del brogliaccio, ecco, perché quando viene aperto, all'epoca era così, ora ripeto, il brogliaccio non fa riferimento alla telefonata. In questo caso non fa riferimento alla telefonata, no. Però noi ne abbiamo tanti, no? Come vede, ce ne sono molti altri, questo è solo un foglio. Sì. In altri casi fa riferimento alla telefonata, in questo caso no? No, in questo caso no, perché non abbiamo ricevuto noi direttamente, capito? Ma l'ha ricevuto dai carabinieri? Sì. No, da passata dai carabinieri, sì. Chiamava in gronda, voi avete detto Bruno, in verità si chiama Bruno, va bene. Il signor Mingrone, giusto? Sì, sì. No, io ecco, ho fatto riferimento circa 20:40 perché non ricordavo. L'ha scritto lei a mano 20:40 inviata volante? No, no, no. E com'è possibile che un rapporto che viene aperto e poi viene chiuso alle 23:43 venga modificato a mano? Questi lei sono i carabinieri, giusto? No, no, questi sono i suoi, questi sono quelli della polizia. Sì. No, ripeto, allora, io... Come i carabinieri, che cosa vuol dire? Che domanda mi ha fatto? No, no, ho detto... Mi stava chiedendo, pensavo fosse riferito ai carabinieri. No, riferito a questo. Chi ha scritto a mano 20:40 inviata la volante? Non saprei. Qualcuno gliel'ha fatto vedere che è stato scritto a mano 20:40? E io adesso non ricordo, sono sincero, questa cosa non me la ricordo. Non ne avete mai parlato? Perché doveva essere inviata alle 20:40 questa volante? Circa le 20:40. No, qua sta scritto 20:40 inviata volante. Tutti gli orari sono precisi al minuto. Se ricordavo bene, dicevo, mi ricordo bene, però sinceramente non me lo ricordo. Chi potrebbe aver cambiato questa scritta, cioè aggiunta questa scritta a mano 20:40 di tutti quanti quelli che abbiamo e l'abbiamo chiesta per giorni? C'è soltanto questa 20:40 inviata volante. Sinceramente non lo saprei. Sarà un appunto, non lo so, non so che dirle, cioè, non è stato lei, chi poteva modificare questo documento? Non le so dire. Com'è possibile che la telefonata arriva alle 20:45 ai carabinieri da Mingrone, finisce quasi a metà delle 20:45, poi venite avvertiti voi e quindi voi inviate la volante? Com'è possibile mandare alla 20:40 quando poi la telefonata è stata fatta forse alle 20:46, 47? Sì, no, ma io ripeto, allora, siccome non è stata ricevuta noi direttamente, come vede, l'apertura è alle 21. Guardi, noi abbiamo altri dati, ovviamente, sì. Abbiamo altre registrazioni, tipo l'evento al fosso di Sant'Anzano, 19:12 ricevete la chiamata, cioè ce ne sono altri. Ora va bene. Perfetto. Ora in questo caso voi ricevete la telefonata dei carabinieri, sì. Quindi io sto parlando non della telefonata di Mingrone, ma di quella dei carabinieri. Sì. Ecco, parte. Però cioè, quella dei carabinieri non viene registrata. Non viene registrata. Capito? Okay. Cioè non viene registrato. Ah, ok, quello che non viene registrato e quindi è stato scritto a mano. Ora, nelle archiviazioni viene preso questo 20:40 come l'orario di intervento. Ci rendiamo conto che non è possibile. Si ricorda dove stavano i carabinieri, gli agenti quando li ha chiamati? Gli agenti erano in via delle Sperandie, erano in caserma in quel momento lì. Quindi lei l'ha chiamati via radio, via telefono, come li ha chiamati? Io l'ho chiamati al telefono perché mi avevano precedentemente avvertiti che erano al momento fermi lì, probabilmente per bisogni fisiologici. Ok, quanto tempo hanno messo per arrivare sul luogo? Lo sa, l'hanno richiamato appena arrivato? Non mi ricordo il tempo, ma sono partiti subito comunque. Se le devo dire il tempo non... Non se lo ricorda, però non possono essere le 20:40 se sono stati chiamati dopo, quindi saranno arrivati in un orario... Quanti minuti dopo? 5, 6 minuti, 10 minuti, 3 minuti? Calcolando che è tutto in centro, okay. Più o meno. Noi oggi abbiamo poco tempo perché abbiamo aula, sì. Quindi le faccio sentire un audio, perché sì. Lei ha detto che ha chiamato diverse volte il 118, sì, no? Sì, sì, almeno due o tre volte. Due o tre, perfetto. Non riuscivano a dirle chi era la persona, cioè. E ora le faccio sentire un audio, sì. Poi ce lo spiega, va bene? 118, sera. Ciao, buonasera. Sì, buonasera. Sì, una cortesia, io volevo sapere solo... l'identità di questa persona che
L'identità ancora non la sappiamo, perché no, perché abbiamo ancora la nostra, diciamo, l'ambulanza con il medico lì ancora sul posto che stanno intervenendo. Ancora non sappiamo i dati, perché ci ha chiamato un signore dicendo solo che c'era una persona che si era probabilmente gettata dal terzo piano. Ma è vivo? La persona che ci ha chiamato ci ha detto che la persona non era cosciente, non respirava. Non so, sì, probabilmente stanno facendo le manovre rianimatorie, ancora non sappiamo niente. Non sapete di chi si tratta? Non abbiamo il nominativo, no. Cioè la persona che ci ha chiamato non ci ha detto chi era questa persona. No, è il personale vostro che sta a posto di quelle. Ancora stanno intervenendo, ora in questo momento chiamarli per sapere il nome mi sembra, cioè magari stanno facendo manovre salvavita. Pensavo che magari c'è. Comunque appena c'è la possibilità, me lo può dire? Certo, dal momento che poi... Perché dovrebbe essere questo Davide Rossi responsabile della sala comunicazione del Monte dei Paschi, ecco. È una situazione parecchio importante, perciò... Ho capito, ascolti, dal momento che poi noi sappiamo il nominativo o quant'altro, vi chiamiamo e vi facciamo sapere. A Roma, cioè insomma c'è tutto un giro poi. D'accordo, grazie. Mi dice chi le ha detto che... A me è venuto in mente un altro passaggio, ecco, sentendo la telefonata, mi è venuto in mente un altro passaggio. È venuto in mente, ci dica. Che, allora, mi è venuto in mente che mi chiamò, quando mi chiamò il questore, mi disse, non so lui da chi è stato informato, mi disse chi era la persona che stava... Quindi il questore, prima che voi sapevate chi era morto, eccetera, sì, l'ha sì, informata sì, di chi è. Sì. Perché lei prima dice voglio sapere chi è, poi in verità già sa chi è, al 118? Perché non sapevo, cioè io non potevo assolutamente dire, non essendo sul posto, nessuno mi aveva detto sul posto l'identità della persona. Ripeto la domanda, forse non ci siamo capiti. Lei prima chiede chi è la persona che sta... Volevo semplicemente la conferma, ecco, una conferma. Poi però lei lo dice il nome, quindi già lo sapeva. Sarà stata una delle seconde chiamate, credo, non mi ricordo. La prima si penso di... A chi doveva riferire a Roma lei? C'è la sala situazioni dove convergono, diciamo, tutti i fatti di una certa rilevanza, quindi... Che cosa si sta dimenticando? C'è qualcosa che ci vuole dire su questo? No, non c'è, ora non dimentico, ora mi era venuto in mente, riascoltando la telefonata, del questore che mi aveva chiamato. Però. E mi faccia capire, ci sono i poliziotti Gigli e Marini che stanno nel vicolo. Sì. Sono lì, arrivati forse dalle 21.55 più o meno, visto che qua c'è uno slittamento di orario, eccetera. E lei chiama il 118 per sapere se è Davide Rossimene, perché non ha chiamato Gigli e Marini? Perché loro non mi hanno comunicato niente, ecco, io ero solo. No, questo non l'ho capita, perché il 118 che l'aveva comunicato? Non ho capito, scusi. No, io l'ho chiesto, perché non ha chiamato gli agenti Gigli o Marini, visti che stavano sul luogo? Perché gli agenti, non ricordo, ma gli agenti Gigli e Marini mi sembra non si sono avvicinati lì, vicino alla... E che ne sapeva lei alle 21.10? Se... Non ricordo. Questa è la telefonata delle 21.10, che ne sapeva in quel momento che non si erano avvicinati al corpo? Perché chiama il 118 e non chiama Gigli e Marini? Allora, una volta inviata la volante, io dovevo svolgere queste chiamate proprio per accertarmi di chi fosse la persona, ma la volante nel frattempo io non l'ho chiamata, capito? Cioè non ci ho parlato. Io le sto chiedendo perché non l'ha chiamata, visto che c'erano due agenti di polizia e lei va a chiamare alla tizia del 118. No, fatemi non ricordo il motivo per il quale non l'ho chiamata. Cioè, Presidente, noi oggi abbiamo poco tempo, le domande forse sono importanti, però io forse andrebbe ricordato un attimino, almeno per quanto mi riguarda, all'agente Mottola, gli articoli 12, 14 e 17 di questa commissione, che lei è tenuto a dire la verità, o altrimenti chiederò la sua audizione testimoniale. Sì, sì, è un'audizione libera, quindi l'agente è tenuto a dire quello che ritiene, ecco, cioè, per essere... precisi in termini di legalità, poi... Io sinceramente non ricordo tutte le cose, perché è passato tanto tempo. No, ma forse c'è... Quello che mi è venuto in mente, voglio dire, poi... Però... E le sta venendo in mente qualcun'altra cosa? No. Lei chiamò il PM di turno? No. Perché? Ha chiamato... Lei dice che ha chiamato la polizia scientifica senza input di nessuno, l'ha fatto lei. Ma è una prassi che... Sì, ma noi questo ci hanno detto diversamente, anche se è una prassi, noi ci hanno detto in modo diverso. Io ricordo che ho fatto, io di solito, quando c'è, che ne so, un furto di una certa identità o qualcos'altro che
che ne so. E mi faccia capire, lei riceve una telefonata verso le 20 e 40 circa, abbiamo visto di sicuro dopo le 20 e 45. Sì, no, 20 e 40 più o meno. 20 e 40. Più o meno. Più o meno, però noi sappiamo che di sicuro prima delle 20.45, visto che l'hanno passato i carabinieri, lei non l'ha potuta ricevere questa telefonata, a meno che non l'ha chiamata qualcun altro. No, io, cioè, io ho ricevuto la prima segnalazione dai carabinieri. Dai carabinieri, perfetto. E quindi di sicuro non prima delle 20.45, visto che Mingrone, il dottor Mingrone ancora non aveva chiamato i carabinieri. Sì, io, perfetto. Credo. Dalle 20.45, 46, 47 che lei diciamo si attiva, lei chiama la scientifica alle 22.10, cioè ci fa passare un'ora e mezza, ricordo, per chiamare, non ricordo l'ora in cui ho chiamato la scientifica. Ho capito, ma lei dice ci ho lavorato, cioè lei aspetta un'ora e poi chiama la scientifica, così come funziona? No, è una sequenza, capito, una sequenza di chiamate. E quindi per un'ora chi ha chiamato prima di chiamare la scientifica? È una sequenza di chiamate, ho chiamato il 118, ho chiamato i funzionari, ho chiamato, poi ripeto, essendo da soli ho gestito. Noi ce l'abbiamo le chiamate del 118, no? Dicevo, ho gestito anche altre chiamate, non c'erano solo, ho capito, cioè, non c'era solo quello. Quindi la scientifica l'ha chiamata lei, nessuno le ha detto di chiamarla, così. Sì. Presidente, io in verità noi forse abbiamo aula e... Guardiamo l'orologio, 5 minuti li abbiamo ancora, se lei vuole proseguire, se no sospendiamo. Sì, cioè, perché ci sarebbero delle cose in segretato, oppure quella richiesta di audizione testimoniale, vorrei lasciare le parole ai colleghi. L'audizione testimoniale non possiamo farla adesso. La chiederò, adesso, ovviamente, quindi non vorrei lasciare il tempo ai colleghi, ovviamente. Grazie, Presidente. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, se no sospendiamo e torniamo tutti a Montecitorio. No, ecco, l'onorevole Borghi. Grazie. Allora, da quanto abbiamo più o meno ricostruito anche adesso, sì, abbiamo la chiamata dei carabinieri, sì, dopodiché lei chiama per prima cosa la volante, no? Sì. A seguito delle altre telefonate che fa, riceve una chiamata, però sempre nell'immediatezza, diciamo, riceve una chiamata del questore. Che, non ricordo a che ora, però, vabbè, comunque che in ogni caso le dice quello che evidentemente ipotizzava essere, sì, l'identità, sì, del, sì, della cosa. Lei non contatta la volante perché non ci riesce, non ci pensa, così questo tipo, richiama il 118 per avere conferma che quello che aveva detto il questore, sì, era corretto, dopodiché chiama la scientifica più o meno, no? Sì, come, sì, come sì, sequenza, diciamo che le sequenze sono Come sequenza temporale, nel mentre non sente mai il magistrato, no, né il magistrato chiama direttamente. No. Dai carabinieri sente qualcos'altro? No. Quando è la prima volta, o se entra in contatto poi in questa sequenza di telefonate per la prima volta con i suoi colleghi sul posto, cioè tipo Marini o Vigni, cioè la richiameranno dopo, vi cominciate a sentire oppure finisce lì? Allora, io l'avrò risentito ma non mi ricordo ora, cioè ripeto, non... cioè se le devo dire una cosa precisa non me la ricordo, però i contatti ci... Ora, quello che hanno svolto loro lì... Vabbè, comunque si ricorda che vi siete sentiti, ecco, in buona sostanza, cioè che avete più o meno chiuso il cerchio, ecco, perché capisce che sì, sì, certo, no, è certo, un po', ci, no, ci manca, ci un siamo, pezzo, cioè no, nel senso, certo, lei avvia, no, delle cose, però non sa, no, se poi queste sentiti, cose... Ma certo, cioè, per forza, cioè, perlomeno io mi immedesimo, no, nel suo ruolo, cioè no, faccio partire delle cose, però poi devo accertarmi che queste cose siano... Come ha detto lei, poi si chiude. Siano arrivate, certo, quindi suppongo che l'avranno richiamata, certo, no, certo, a un certo punto. Facendo uno sforzo, si ricorda più o meno cosa potrebbero averle detto i suoi colleghi quando l'hanno richiamata? Ecco, sinceramente non mi ricordo di preciso cosa mi hanno detto. Avevate qualche altro sistema di chiamata che non fosse di quelli tracciabili, non so, con radioline piuttosto che similare, tale per cui magari vi sentivate con quello? Poteva essere la radio di servizio, ma in quel caso mi sembra che registrasse anche la radio di servizio, cioè le comunicazioni. La ringrazio. Ci sono altre domande? Nessuno? Quindi a questo punto io direi che dichiaro chiusa l'audizione e ringrazio il nostro ospite per la disponibilità e quindi torniamo tutti
all'attività d'aula a Montecitorio. Grazie ancora.